ecco, tutto il nostro patrimonio. In molti casi tutto questo magari non viene visto come un mondo legato al volontariato. La WISP è intervenuta stamattina al convegno sulla riforma del terzo settore, nello specifico sull'attivazione del percorso registro unico nazionale. Abbiamo voluto significare l'impegno che noi fin dall'inizio, fin dalla pubblicazione delle linee guida della riforma del terzo settore, come WISP e come sport sociale abbiamo voluto, diciamo, dare per ottenere un riconoscimento e quindi proseguire la nostra esperienza all'interno della promozione sociale, ottenere quindi il riconoscimento che meritiamo per il nostro impegno sul sport che produce valore sociale, che produce coesione sociale, che produce capitale sociale per l'intero paese. E questo lo abbiamo fatto nel rapporto anche con altre rappresentanze del terzo settore italiano, ci siamo confrontati per poter affermare quello che il mondo dello sport all'inizio rischiava di patire per tutta una serie di misure di fiscalità di vantaggio che erano previste fuori dalla riforma del terzo settore, di vedere quindi mortificato il nostro ruolo storico di associazione che attraverso l'attività sportiva agisce pienamente e a pieno titolo nella promozione sociale. È anche grave, no? Che deve essere il fondo che organizza, che mette, però... Grazie a tutti i presidenti del Senato, Daniele Dovè, che ha invitato anche per l'impegno che si è preso con questo assunto basilare e fondamentale, come è stato disegnato ovviamente da parte del legislatore, il codice, cioè il registro che è unico perché vi è un posto, magari veniamo visti come un ente pubblico, mentre noi in tutto. Lo sport sociale è impegnato, quindi la WISP insieme ad altri soggetti del movimento sportivo di base, a sollecitare il governo, nello specifico il Ministero del Lavoro, per intervenire su quelli che sono gli elementi necessari di armonizzazione della legislazione di cui ancora c'è bisogno, primo per tutti il tema dei compensi sportivi, e la seconda parte del convegno ha avuto esattamente questa caratteristica, quindi la necessità da parte di tanti soggetti del terzo settore di chiedere interventi attuativi, decreti attuativi o comunque forme di interpretative della riforma del terzo settore che possano mettere in sicurezza il nostro mondo e tutta quella parte dei mondi del terzo settore che è in attesa appunto di avere norme interpretative che possano permettergli di operare quotidianamente nella direzione che abbiamo sempre fatto e nel ruolo che abbiamo sempre svolto all'interno del Paese. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonostante il tema della riforma, crediamo che abbia la necessità, diciamo, di avere indicazioni precise, attivazione sui temi delle trasmigrazioni dei dati e della effettiva entrata in vigore al netto della proroga, perché appunto tutto il mondo del terzo settore possa essere messo in sicurezza e continuare a fare il nostro mestiere, che è quello di produrre benessere per tutte e per tutti i cittadini del nostro Paese.